A proposito di questo fenomeno di cui abbiamo parlato stasera, Casalecchio come si pone? Vi sono progetti a tal proposito, iniziative, qualcosa? Allora, il fenomeno che è stato esaminato riguarda la schiavitù e l'utilizzo dei disabili per sfruttarli per le richieste di elemosina, in particolare nelle grandi città turistiche. Infatti si trattava di Milano e Roma in particolare. Bologna ha un po' questo fenomeno, Casalecchio no. Però sicuramente anche nelle nostre realtà esistono fenomeni di povertà estrema e di difficoltà. Noi in genere interveniamo attraverso i servizi interessandoci delle situazioni delle persone, cercando di prenderle in carico, cioè affrontare i loro problemi e indicargli delle strade per uscire dalla loro difficoltà. Non abbiamo questi fenomeni estremi, però abbiamo avuto fenomeni di gruppi Rom che giravano per Casalecchio o persone senza fissa dimora. In genere riusciamo ancora ad affrontarli. E quindi è importante dare alle persone una prospettiva, cioè dargli una mano nell'immediato, dargli delle indicazioni su come uscire da quelle difficoltà e poi chiaramente trovare delle soluzioni che le rendano autonome, perché questo è il problema fondamentale. Non abbiamo avuto questi casi di schiavitù vera e propria, come abbiamo visto questa serata, però situazioni di difficoltà e quindi che vanno vicine a difficoltà estreme le abbiamo viste, ma in genere si riescono ancora ad affrontare nella nostra realtà, insomma, non sono come quelle viste nel filmato, ecco.